Così come fa un grande comico che resta sempre qui a Napoli. Chi è? Alessandro Bolide. Che lo si diverte, no? Che lo si diverte proprio, è proprio così, nella vita si diverte, che avete capito che sto parlando, no? Il presidente un anetto, un gnomo, cavaliere calvo, a me. Che lui, ad esempio, vabbè, il fatto della minorenne, sì, Rubi l'ha sbagliato, che comunque è minorenne, come si fa? Infatti hanno fatto anche il processo Rubi, ma fra poco ci sta, infatti il magistrato quando vedrà la minorenne dirà proprio: ma come si fa? Secondo me questa era pure a 6 mesi, carma. Non è possibile, perché siete invidiosi! E lui si diverte, lui fa gli scherzi telefonici. Quando è successo il fatto che hanno arrestato la ragazza, no? Hanno arrestato questa Rubi, lui subito ha chiamato in questura, no? E faceva gli scherzi telefonici, ha fatto la telefonata e si divertiva, no? Vestito da bunga bunga, bunga 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 bunga. Con le guardie del corpo, buga, buga, buga. L'altra parte c'è il questore e lui: voi non sapete la ragazza che avete arrestato, non sapete chi è? Lui. E il questore dice: e chi è? Lui, aspetta. E la nipote di Mubarak. Le guardie del corpo, ole, ole, pepe, 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 pepe. Il questore: la liberiamo subito. E lui: verrà una nostra persona di fiducia, una persona di governo, una laureata. Le guardie del corpo: non esagerà. E lui: state zitto, mamma fa. Verrà una dottoressa, Nicole Minetti. Cioè praticamente una dubbiezza esagerata. Nicole Minetti, igienista dentale orale, orale del premier, là non c'è niente di scritto, non c'è sta propria forza. Che poi la sinistra che è noiosa, mamma, Bersani, ma dove vai? Sembri Gargamella. Franceschini, dove vai? Un capillo a caschetto, l'occhialino pallidino, pare Harry Potter. Fassino, fantasma grissino. Fassino da lontano sembra che non sta bene, da vicino è morta, per piacere. Ma non è possibile, siete invidiosi. Ma voi immaginate una festa a casa di Bersani con la moglie di Bersani, la moglie di Franceschini, la moglie di Veltroni. Mamma mia! Dai, giochiamo a squadre, giochiamo a burraco. E per il finale della serata c'è una sorpresa, chi? Cocco brasiliano, no? Viene a trovarci il presidente della Repubblica con la moglie Clio, mamma mia, con tutto rispetto po' presidente, ma anche a casa di Pannella si divertono di più, non si mangia, non si beve, ma almeno ogni tanto si sballano. Siete troppo invidiosi. Che poi che poi ho saputo addirittura che è una festa del PD. Loro si stavano organizzando e parlavano, e alla fine non parlavano dei problemi dell'Italia, no, guardavano e facevano: ma mamma fa, ma perché non andiamo là? Subito Bersani: sì, io mi metto la parrucca. Franceschini: diciamo che siamo testimoni di Geova. Veltroni: si può fare. Fassino con la bombola di ossigeno: prima morì. Sono andati fino là, sono arrivati vicino Palazzo Grazioli e già hanno visto la russa con il chiosco. Aranciato Coca-Cola, shisha escort. Aranciato Coca-Cola, shisha escort. Alla cassa c'era Tremonti: dovete fare la tessera del partito, dovete fare la tessera del partito. Hanno fatto la tessera sotto falsi nomi. Stavano per entrare, lui, a Nanza Porte c'era lui, o patrone casa, vestito da bunga bunga. E allora, cosa volete? Chi siete? Un fiorino. Niente, Bersani: c'è mio cugino dentro, posso vedere se posso? Franceschini: niente, siamo testimoni di Geova. Veltroni: si può fare. Fassino che bombola: una sola. Me lo sono li ha guardati. Escort? Loro: no, no escort, no party. Sono troppo invidiosi.